quindi a tutti vi ringrazio intanto per essere venuti fino a qua. Io sono Dora Ciccone e insieme a Stefano Capezzuto e Alma Mileto ho curato l'organizzazione di questa serata e il progetto Dentro Fuori, il lavoro dell'immaginario e le forme del montaggio. Ringraziamo ora che è qua Raffaella Castarelli per averci ospitato in questo spazio allestito ma di per sé molto accogliente. Grazie, innanzitutto grazie a voi per essere qui. Siamo veramente come Nomas molto felici di poter innanzitutto ospitare Pietro Montani e il suo ebook. Questo progetto che diciamo in questo momento è a Nomas, legato ad Eisenstein, è nato dopo un confronto tra me e Marie. Io volevo moltissimo omaggiare Eisenstein, che per me è stato uno degli ultimi intellettuali considerati genuinamente europei prima dell'avvento della Guerra Fredda. Penso che in qualche modo ci siamo riusciti e il progetto mi sembra che abbia coinvolto la città, abbia coinvolto istituzioni come l'AMOD, come il Gramsci, come la GNAM, come la Casa del Cinema, come il Cinema Trevi, e questo forse è l'aspetto più interessante, perché Roma è una città che ha bisogno costantemente di essere nutrita di progetti che insomma ci fanno riflettere sulla storia. Grazie. Grazie. E naturalmente abbiamo, come vedete, degli ospiti che abbiamo invitato per poter aprire anche un dialogo col pubblico sui temi affrontati dal nostro ebook, e sono Salvatore Iaconesi, Oriana Persico, Susanna Nicchiarelli e Pietro Marcello. Qua alla nostra destra c'è Massimiliano Conviello, che insieme a noi in realtà ha curato questo progetto fin dall'inizio e assieme al lavoro culturale ci ha ospitato poi come piattaforma per pubblicare appunto l'ebook e declinarlo in diverse forme aperte tuttora insomma, che possiamo ancora allargare e condividere con il pubblico e oltre. Passo a lui la parola. Sì, forse io. Se vuole dire qualcosa. Va bene, sì, innanzitutto grazie per l'invito. Il posto è bellissimo ed è molto interessante vedere come poi appunto i lavori di Eisenstein si rimedino dentro un progetto editoriale che non è un libro chiuso, ma è un ebook. Ed io sto davanti a voi e non è il massimo, però no, cioè, nel senso, no, va bene sono dietro l'immagine ma non dietro di voi. E quindi è, insomma, è davvero anche questo momento è un'ulteriore prova che con le forme, le nuove tecnologie, l'immaginazione e le immagini possono lavorare benissimo. Io ho il compito semplicemente di brevissimo di raccontarvi una parte di questo progetto e del perché questo progetto si inserisce all'interno di un blog, di uno spazio culturale digitale che curo insieme a circa 20 redattori, per lo più ricercatori e studenti. Nasce nel 2001 e si chiama illavoroculturale.org. Noi dal 2015, intratteniamo un rapporto intellettuale, culturale con la cattedra di estetica, col professor Pietro Montani, ma anche con il gruppo di studenti e di ricercatori che ruotano attorno alle riflessioni di Montani. Per cui una parte del blog, che sostanzialmente appunto è, diciamo così, una rivista digitale, si interessa moltissimo di questioni relative alle nuove tecnologie, al rapporto che queste hanno con le immagini. Lo spazio si chiama, precisamente il focus si chiama Nella Rete, lo cura Angela Maiello, che è qui. E insomma, in questo dialogo, in questo intrecciarsi di persone, di interessi e di personalità, abbiamo fatto diverse cose. Una di queste è del 2015, la prima. Ovviamente noi abbiamo assistito, in qualche modo accompagnato questo progetto. Massimiliano, però sì. I nostri ospiti non possono usufruire della mia... Ci giriamo. Abbiamo anche le rotelle. È vero. È anche più scomposto. Funziona di più.
E ovviamente era un convegno, ma abbiamo cercato insieme a chi lo ha organizzato di giocare con la forma convegno, e in questo caso, in occasione di questo convegno, appunto tecnica, multimedialità e nuove forme di narrazione, abbiamo deciso di pubblicare gli atti sul blog. Gli atti sono consultabili tuttora sul blog, è stato chiesto agli autori di fare uno sforzo di scrittura, perché ovviamente non abbiamo, insomma, in qualche modo cercato di piegare e trasformare la forma saggio alla scrittura per il web e alla lettura da schermo, che è cosa ben diversa ovviamente da lettura di un libro cartaceo, e questo è stato il primo momento. In un'altra occasione, che è quella dell'anno successivo, c'è stato invece un convegno lanciato sempre dalla cattedra di estetica, il precedente era in collaborazione anche con la cattedra di semiotica, quest'altro è del 2016, Interactive Imagination. Qui ovviamente sono momenti congressuali, ma noi abbiamo cercato di dialogare al di là e oltre il convegno e i temi che questo aveva. In questo caso abbiamo costruito una libreria digitale, questa è una bacheca di Pinterest, che è, insomma, banalmente una sorta di social network in cui si mettono le immagini. Noi in questo caso abbiamo piegato l'uso dello strumento, questa è una cosa che ci caratterizza molto. Noi viviamo nell'ambiente digitale, nel web, ci sono delle regole, ogni volta cerchiamo di giocare in qualche modo con queste regole per provare a piegarle a quelli che sono i nostri interessi culturali. In questo caso una bacheca di Pinterest appunto è una piattaforma di microblogging dove sostanzialmente si pubblicano immagini. In questo caso abbiamo cercato di costruire una libreria del convegno e con gli ospiti che parlavano al convegno, i loro libri e i percorsi in qualche modo che questi libri generavano e scatenavano. Il convegno poi è stato raccontato in diretta con un altro strumento che ci ha permesso di, come dire, fare dei tweet o pubblicare dei brevi post mentre appunto le cose accadevano, e le abbiamo poi raccolte in quest'altro strumento che si chiama Storyfy, che di solito è utilizzato per fare la cronaca degli eventi in diretta sostanzialmente. Questo perché lo dico? Non lo dico soltanto per documentare una relazione che ovviamente è bella e a cui teniamo molto, ma lo dico anche per mostrarvi nei pochi minuti che ho come ogni volta abbiamo provato a utilizzare dei temi che ci accomunavano, li abbiamo innestati dentro la complessità della rete e abbiamo provato a piegare alcune tecnologie della rete per poter raccontare questi temi e vedere poi che tipo di reazione avevano i nostri lettori. Infine sono stato invitato da Alma, Dora e Stefano a pensare insieme a loro questo ebook, di cui poi loro vi illustreranno nello specifico come è fatto e come è pensato. L'ebook è scaricabile online in tre formati, è gratuito in open access, però anche qui l'idea non era quella di chiudere il cerchio ma di riaprirlo, per cui dopo aver pubblicato l'ebook abbiamo trasformato l'indice in una mappa concettuale arborescente, e l'idea era quella che questa mappa, proprio perché arborescente, potesse avere dei rami ulteriori a quelli che si sono generati dall'indice. Poi la vedrete meglio, è promesso, adesso è sgranata ed è troppo grande, però appunto da queste arborescenze, da questi rami che sono poi la struttura dell'indice con le sue sezioni e alcune tag, diciamo così, alcune parole chiave che contraddistinguono alcuni saggi, l'idea è che prima o poi, o anche più prima che poi, questi rami crescano. Quindi insomma lascio ovviamente la parola a chi ha curato quest'altro ennesimo progetto multimediale interattivo, che insomma vi verrà illustrato anche meglio. Grazie mille per l'attenzione. Dunque, noi a questo punto vi raccontiamo un po' la storia di questo ebook, qual è stata, brevemente, perché poi in realtà io ci tengo a dialogare con tutti voi piuttosto che parlare io e far parlare loro anche. E ci tengo a dire che è stato un lavoro corale, partito come tale. Questo ebook nasce da un seminario che abbiamo fatto tutti noi studenti con il professor Montani nell'anno 2016-2017 a Villa Mirafiori nel Dipartimento di Filosofia. Era un seminario dedicato all'immagine esterna, montaggio ed esternalizzazione sono stati, diciamo, i due termini, i due assi tematici che ci hanno guidato in tutto il nostro discorso.
E abbiamo seguito questo seminario in maniera molto partecipata, molto attiva, che si è costruita anche via via, anche un po' improvvisando le regole via via, e questo è stato bello perché ci siamo resi conto nel mentre, diciamo, itinere, nel percorso, che cosa stavamo effettivamente, a cosa stavamo dando vita. Tanto che alla fine del percorso ci siamo resi conto che troppi erano i materiali e tutte le questioni sollevate per non continuare a parlarne insieme, a non farne un frutto ancor più, come dire, proficuo, e così abbiamo deciso di dare una veste, anche appunto, come spiegava Massimiliano, non solo più elaborata perché è cresciuta nel frattempo e si è evoluta, ma anche incrementabile perché rimane aperta in questo modo, essendo un ebook su una piattaforma online che permette altri contributi, permette altra partecipazione, permette che noi tutti oggi siamo qui a parlarne. E abbiamo deciso quindi di raccogliere tutti gli interventi di questo seminario. Non posso nominare tutti gli autori, ma li ringrazio tutti infinitamente, sono tutti qui oggi, tra studenti, ricercatori, professori, e sono 21, quindi abbiamo veramente avuto molto materiale per le mani, non solo materiale scritto, ma appunto perché abbiamo deciso di dare una veste di ebook, anche tutta una parte multimediale che grazie al lavoro culturale ci è stato permesso di corredare questi saggi, quindi abbiamo tutto un archivio di immagini e anche moltissimi link alla rete, oppure video, sequenze. Il cinema, motivo per cui abbiamo qui anche due registi oggi, rimane un filo conduttore importantissimo di tutto il seminario e poi di tutti questi interventi, di come si sono susseguiti, appunto perché dentro fuori il lavoro dell'immaginazione, le forme del montaggio. Il montaggio non è solo quello cinematografico, il montaggio è quello della nostra percezione, quello che fa la nostra immaginazione, che mette insieme gli elementi, no, questa attività sintetica che si può paragonare, si può mettere, diciamo, può essere, come dire, si possono compenetrare le due cose o possono contrastarsi l'immagine e il linguaggio, l'immaginazione e il linguaggio. E questo dentro fuori vorrebbe dare l'idea, appunto, anche in questo sta l'esternalizzazione, come questo lavoro di sintesi dell'immaginazione si esternalizzi in tecniche di montaggio, appunto, di montare cose insieme nella materia che abbiamo di fronte. Allora questa materia può essere quella del montaggio di un film, ma in realtà questo ebook mette in luce, in particolare nell'ultima area che si apre a orizzonti anche più attuali, tutte le nuove tecnologie, quindi adesso magari il professor Montagni ci spiegherà e ci dirà anche meglio questo binomio dentro fuori come può essere declinato, ma tutto un lavoro anche di immagine d'archivio, quindi un binomio che può anche diventare quello di documentale e finzionale, oppure ancora tutta un'apertura alla realtà aumentata, oppure ancora un montaggio messo anche a servizio dell'assistenza medica, del creare un ambiente composto esattamente dalla persona e dall'oggetto tecnico che usa, e quindi dall'interazione tra persona e oggetto. Questa stessa interazione è quella che oggi noi stiamo cercando di compiere con voi, avendo ancora per le mani un archivio di immagini, un archivio di video e di materiali che possono continuare a essere attivi, anzi devono esserlo, e intermedialmente continuare quindi a lavorarci e elaborare tutti insieme questo progetto che può andare avanti, e questa, diciamo, il suo auspicherebbe a questo. Ecco. E detto ciò, io possiamo spiegarvi, forse anche Stefano può prendere la parola a questo punto, spiegandovi, avendo anche la mappa concettuale sotto mano, come abbiamo diviso questi 21 interventi in 4 diverse aree tematiche, però appunto questa mappa è ben più articolata, come avete visto prima, adesso lo rivediamo insieme, molto più ramificata, abbiamo individuato anche delle parole chiave insieme a Massimiliano che articolano ancora meglio ognuna delle 4 aree tra i diversi saggi che sono contenuti al loro interno. Non so se vuoi tu prendere la parola. Sì, ma mi sembra che più o meno hai detto tutto, nel senso che comunque è stato fatto questo lavoro di ricomposizione a partire da tutte le riflessioni che hanno preso vita da questo seminario, per cui ognuno poi ha avuto i suoi interessi specifici, quindi il focus è stato quello del montaggio, appunto, visto che non è soltanto il montaggio cinematografico, ma il montaggio è in tutto ciò che è attorno a noi, quindi hanno preso diverse ramificazioni, che vanno appunto all'armonia e discontinuità del montaggio, con un po' in focus specifico sulla l'immagine, la musica, l'immaginazione del sogno, quindi la condensazione onirica, come funziona l'immaginazione quando sogniamo, un altro dei temi che anche il professor Montani ha trattato e anche nell'ultimo libro, tra l'altro, e poi altri temi come l'autenticazione, la testimonianza, che in realtà poi si trova un po' in filigrana anche negli altri testi, che è stato uno dei temi fondamentali, che poi ad esempio anche in ambienti mediali, cioè sono tutti molto connessi tra di loro, e poi sicuramente questi più specifici legati invece al cinema con Godard o alle immagini in Warburg. E non so
so che cosa si può aggiungere. Io... Ma io direi che possiamo dare senz'altro la parola anche a chi abbiamo invitato a dialogare con noi, appunto, giustificando anche sì, il loro intervento. Allora, comincio. Sì, potete, sì, forse la mappa progettuale può rimanere così anche in visione. Perché... Sperando di aver fatto chiarezza sul progetto. Vorremmo assolutamente di risiedi così facciamo. Vorremmo riaprire appunto questo dialogo. Forse ci prima, forse prima di interpellare diciamo, i nostri ospiti, a me farebbe molto piacere che il professor Montani prendesse la parola solo un secondo per. Io non ero venuto qui per parlare. Ma per visto che è la guida di tutto questo e della matrice. Della mia amica ho parlato un sacco e a moltissimi di voi, grandi piccini. Mi hanno ascoltato un sacco di volte. Del resto, che cos'è questo progetto? Ve l'ha detto già Alma in modo molto chiaro, perché alla fin fine, dopo una lunghissima stremante discussione, l'abbiamo chiamato dentro fuori, perché ci è sembrato che la circuitazione tra il dentro e il fuori, tra il dentro dell'immagine e il fuori dell'immagine, noi produciamo immagini nella nostra testa, però le immagini che tecnicamente poi vengono elaborate a partire da quelle che produciamo nella nostra testa hanno un effetto di ritorno nella nostra testa e modificano questo tipo di esperienza. Questo è proprio la caratteristica del dentro fuori, che poi è articolata in una grandissima quantità di esemplificazioni che sono quelle che formano la mappa concettuale. Ma che senso ha questo lavoro? Il senso profondo è anche forse la ragione per cui lo stiamo vedendo proprio qua, in una mostra che fa riferimento all'antropologia dell'immagine di Eisenstein. Eisenstein è stato un grande antropologo dell'immagine, va inteso in senso radicalissimo questa antropologia dell'immagine. Cioè, l'immagine è una cosa che ha senso a partire da quelli che sono i comportamenti e le modalità di esperienza dell'essere umano, e queste modalità e questi comportamenti si modificano nel corso del tempo in modo tale da obbligarci a rifare sempre di nuovo il punto, chiedendoci a che punto stiamo. Ecco, allora noi ci siamo chiesti a che punto stiamo e ci è sembrato che il tipo di risposta che potesse uscire da questo seminario valeva la pena organizzarla in un testo su cui si potesse discutere insieme. Perché la scelta è caduta su alcune persone, al di là dei motivi personali, perché sia Susanna Nicchiarelli sia Pietro Marcello, che sono due registi che hanno da poco prodotto film importanti, il film di Susanna è stato recentemente visibile a Roma, ma sappiamo che ci sarà una nuova serie, un'ulteriore opportunità per vedere il film di Susanna. Io domani è il Nico Dei, giusto? Sì, sì. In moltissime domani, sale viene proiettato. Domani a Roma. Sì, domani a 60 sale, proprio un giorno. Un'occasione per invitarmi tutti a andare a vedere. E Pietro Marcello ha fatto uscire un paio d'anni fa il tuo Bella e Perduta, che è il capitolo successivo ad un film precedente che io amo molto, che si chiama La Bocca del Lupo, ed è un autore, Pietro, che pratica una cinematografia estremamente libera in cui il montaggio ha un peso enorme. L'ultimo film di Susanna è un film in cui gli interventi di costruzione complessiva del testo sono potentissimi, anche se la storia è così coinvolgente che forse voi non ve ne accorgete. Però se andate domani a vedere questo film, come vi invito a fare, provate per esempio a sentire la colonna sonora, e non tanto perché si tratta di un film su una cantante, non è quello, è un film che è un film innanzitutto sonoro, almeno io l'ho percepito così, un film in cui il sonoro ha una potenza enorme, ed è un film che lavora in modo molto intenso sull'immagine, anche a partire dal formato del tutto irregolare che Susanna ha adottato, perché più o meno quadrato il tuo schermo. Cioè 1,33. Sì, come tecnicamente come si chiama? È 1,33, è 1,33. Fino a... sì, esattamente. Quindi in realtà fino agli anni 60 era quello il formato, poi noi ci siamo abituati adesso a...
Cioè, appunto, e quindi lì si richiedono delle operazioni ancora più complesse di messa in gioco dei nostri processi di attenzione, eccetera. Iaconesi è invece non è un cineasta, ma poi ci dirà qualcosa lui stesso della sua esperienza, ne parleremo insieme, è un, come dire, uno sperimentatore che ha messo sul web una materia molto personale, ma non voglio anticipare, il suo sito è lacura.it, un sito che è tuttora in funzione, poi ci racconterete se ci sono delle novità, e su questo sito ha proposto a chi volesse intervenire un esperimento estremo, cioè quello di mettersi in comunicazione con un problema di carattere sanitario che lo riguardava in prima persona, ma in questo è stato naturalmente molto originale e coraggioso, ma non ha fatto che riprendere una tendenza che è molto presente nella rete, laddove le immagini oggi vengono utilizzate da molte persone per processi che riguardano l'identità personale, la cura del sé. Per farla breve, che cos'è che tiene insieme antropologicamente e dunque che fa dialogare con Eisenstein questo tipo di lavoro che abbiamo fatto? Il fatto che noi siamo convinti che stiamo attraversando un periodo epocale per quanto riguarda l'importanza delle immagini e del lavoro sulle immagini nella nostra esperienza di oggi. Le immagini stanno diventando sempre più importanti, non soltanto per quei processi di espressione personale o storica che i registi conoscono benissimo, ma anche per processi che coinvolgono ciascuno di noi, perché ciascuno di noi e di voi è uno che può produrre immagini e anzi normalmente qualcuno che produce immagini e che lavora con le immagini. Allora, su questa cultura potenziale dell'immagine abbiamo cercato di fare un piccolo passo per vedere se si riuscisse a capire meglio che cosa ci aspetta e se siamo pronti ad affrontare questa sfida prima che le grandi corporation non la affrontino per noi. Più o meno è questo il senso del nostro lavoro. Quindi io passerei la parola a voi, forse Susanna farei iniziare proprio te. Proprio io. Sì. Dunque, sì. Ha già detto tanto anche il professor Montani, tu sei liberissima di parlarci di questo tuo ultimo film sicuramente, io volevo mettere in luce il fatto che, come appunto già accennava il professor Montani, abbiamo scelto Susanna anche perché il suo modo di lavorare con almeno diciamo i tre grandi film che sono Nico, quello che ha vinto la sezione Orizzonti a Venezia, adesso all'ultimo festival, ma anche Cosmonauta e La scoperta dell'alba. In tutti e tre c'è un grande lavorare anche un po' in bilico tra questo documentale finzionale, tra storia personale e storia invece con l'S maiuscola sullo sfondo. Quindi in questo bilico anche di temporalità, in questo incrocio di temporalità molto presente in tutti e tre i film, cioè, la storia conta moltissimo, questo sicuramente, quindi c'è una grande adesione, se vogliamo, anche mimetica alla storia, però forse uno non ci fa così caso, ma poi c'è tutto un retroterra invece molto forte di cura proprio dell'immagine, di come viene montato anche nell'incrocio, appunto, in questi diversi livelli. La musica ha sempre una rilevanza, mi sembra molto molto importante, forse anche la testualità, perché il secondo film ad esempio è preso da un romanzo, e i testi delle canzoni di Nico hanno un loro rilievo non da poco, insomma, anche nella storia che si vuole raccontare. Molto spesso sono anche dei periodi di tempo condensati quelli che raccontano i tre film, però in realtà appunto si sceglie di condensare per poi aprire un orizzonte in quello che viene raccontato attraverso i personaggi molto più ampio. Quindi però sei assolutamente libera di agganciata, diciamo, avendo questi appunti di parlare. Sì, sicuramente nella mia formazione è stato determinante, poi Pietro questo lo sa perché ho fatto la tesi di dottorato con lui mentre facevo il centro sperimentale. L'hai fatta la normale di Pisa, sì. È bene che questo si sappia. Però però insomma il uno dei film che mi hanno più colpito nella mia formazione è stato Buongiorno Notte di Bellocchio, ed è un film che mi ha colpito tantissimo proprio da spettatrice, perché io ero in sala e mi veniva raccontata una storia di finzione, perché appunto Chiara, la brigatista, entra in crisi e mette il sonnifero e libera Moro, e al tempo stesso mi veniva mostrato il repertorio di come le cose erano andate realmente. Quindi c'è questo finale che per me è straordinario, il Buongiorno Notte, in cui si vede Moro, cioè lei che mette il sonnifero eccetera eccetera, e poi si vedono con la musica dei Pink Floyd le immagini del funerale
che poi era il funerale in realtà senza il corpo di Moro, insomma i funerali ufficiali, con la musica dei Pink Floyd, e alternato c'è Moro tutto contento che passeggia per l'Eur perché è libero, no? Quindi queste due, la complessità di quel discorso lì a me da spettatrice mi aveva travolto dal punto di vista emotivo, perché avevo pensato, mi ero sentita interpellata come cittadina, come italiana, come persona che conosceva la storia, che sapeva come erano andate veramente le cose, che sapeva che non erano andate così come il film le raccontava. Cioè l'ho trovato un discorso nella sua complessità estremamente emozionante. E, un altro film che per me era stato sempre importante, parlo appunto ancora da studentessa di cinema, era stato Maria Antonietta di Sofia Coppola, no? Che appunto pornografi dei Cure sull'incoronazione, e un uso dell'immagine appunto della musica rock su questa ragazzina che poi veniva raccontata come un'adolescente, inconsapevole, no? Appunto le parrucche, le cose, le torte, un linguaggio completamente diverso da quello che solitamente vediamo nei film in costume, quindi un modo di raccontare la storia completamente stravolgendola, rendendola molto più attuale, quindi trattandola in una maniera completamente antistorica, tanto che a un certo punto lei si mette, vabbè quello è uno scherzo che fa Sofia Coppola, però comunque c'ha le Nike tra le scarpe che deve scegliere. Ecco, questi sono film da cui io sono uscita che proprio mi mordevano le mani, volevo fare un film quando ero appunto studentessa, nel senso che l'idea di poter parlare a un pubblico, un altro film che per altri motivi era stato importantissimo nella mia vita era stato Idioti di Lars von Trier e tutto il Manifesto Dogma, che appunto credo che per la mia generazione sia stato, poi sicuramente Pietro direi di no per te, però per la mia generazione è stato importante, che nel Manifesto Dogma Lars von Trier diceva non ha più senso l'idea del cineasta prestigiatore, no? Che ti illude, che illude il pubblico e gli fa credere che le cose sono, perché il pubblico li sa i trucchi, cioè il punto non è più il trucco, il punto è il discorso che tu fai, nel senso che tu ti rivolgi a un pubblico che sa perfettamente come si fa un film, cioè e quindi sa perfettamente tutto quello che tu hai, cioè è in grado di fare il lavoro di vedere delle immagini reali e una storia di finzione e seguire il discorso che si articola su questi due piani differenti, come era per esempio l'esempio di Buongiorno Notte. E quindi appunto con Nico io comunque ho deciso di non prendere un'attrice che somigliasse veramente alla vera Nico, ma di usare nel repertorio, di non usare un'attrice giovane che interpretasse Nico, ma di usare invece un repertorio con la vera Nico. E anzi addirittura di arrivare a mettere i due volti uno sull'altro. Quindi tale non era stato il mio tentativo di somigliare, ma in più era proprio dichiarata anche la differenza. È chiaro che era un'operazione rischiosa, però e questa la vera Nico, diciamo, che poi è la Nico di Mekas, altro regista che per me è stato importante, che appunto Jonas Mekas è quello degli home movies degli anni 60, che appunto aveva fatto con la sua 8 mm, ha girato tantissimo materiale sulla Factory, sui Velvet Underground, su quegli anni lì a New York e poi anche dopo. E lui aveva questo linguaggio che era il linguaggio proprio dell'home movie, no? Del filmino di famiglia, però per raccontare, l'ha inventato quasi lui il linguaggio del filmino di famiglia. E usare le immagini di Nico, di Jonas Mekas, dentro il film, per me era proprio un discorso preciso, poi dico discorso, dopodiché se lo dovessi fare non saprei cosa dire, però aveva un senso, nel senso che era una scelta molto importante. Di Nico ci sono tantissime immagini di Nico giovane, cioè Nico nella dolce vita, cioè, non aveva senso metterle tutte, dovevo per forza scegliere. E a me mi ha colpito molto quando ho scritto a Mekas una sera, il quale ha 97 anni ma c'ha l'email, risponde, e ho scritto sul suo sito e gli ho detto ma io sto facendo un film su Nico, e lui mi ha risposto dopo 10 minuti e mi ha detto sì, io ho molto poco di Krista, perché è il vero nome di Nico,
spero che vada bene. E io gli ho detto, mi va benissimo quello che c'ha, perché era proprio il poco che a me mi serviva, cioè che fossero proprio dei frammenti, no? Perché poi tutto il film parla di lei che vuole liberarsi di queste immagini. Poi è successa una cosa incredibile rispetto a questo, nel senso che con il montatore stavamo facendo la sequenza dei titoli di testa, dove volevamo mettere delle immagini di New York, di Mekas, e oltre a guardare nei punti che mi aveva indicato Mekas, abbiamo visto tutto il resto di Walden, che è questo film di 4 ore, e abbiamo trovato pochi fotogrammi di un amico che guardava in macchina, di cui Mekas si era completamente dimenticato, e li abbiamo trovati noi, cioè è stata una cosa veramente, veramente un found footage. E li abbiamo messi nel film e li abbiamo dovuti rallentare leggermente perché sennò non erano impercepibili, cioè erano impercettibili. Niente, questo mi viene da dire sul... non voglio poi dilungarmi troppo, forse già mi sono dilungata. No, questo mi viene da dire sul il montaggio, per esempio in Cosmonauta, nel mio primo film, avevo usato il repertorio uguale, con lo stesso tipo di discorso, il repertorio della Russia, delle missioni sovietiche nello spazio e poi il repertorio dell'arrivo sulla Luna. Però l'altra cosa, forse l'ultima, sulla musica invece, è che io molto raramente invece uso le musiche vere, cioè molto spesso, anzi quasi sempre, faccio le cover di quelle musiche, perché anche questo è legato a un discorso che a me interessa molto. Mi sono accorta che io, se ascolto la cover di una canzone, questo me ne sono accorta tanto tempo fa, riascolto il testo. Mi ricordo la prima volta mi è successa con una cover di Tori Amos, di Enjoy the Silence, di Depeche Mode, no? E improvvisamente io, che l'ha fatta lentissima, completamente diversa, e io improvvisamente, sentendo quella canzone, ho risentito il testo per la prima volta, ho riconosciuto la canzone, cioè l'operazione immaginativa che si fa nel momento in cui tu riconosci ma al tempo stesso sai che è diverso e quindi riascolti ma per la prima volta, ecco, cioè la cover ti permette di fare questa operazione, cioè di riascoltare la canzone per la prima volta. E quindi sia in Cosmonauta, che ho usato tutte canzoni anni 60 però rifatte, per cui per esempio c'è Cuore di Rita Pavone, che era una canzone urlata e che invece diventa una canzone molto intima e sentita in quel modo, e ti accorgi che è una canzone che racconta la sofferenza di un adolescente, mentre invece cantata da Rita Pavone sembrava un'altra cosa, poi alla fine era la stessa cosa, però il punto era far fare, siccome volevo evitare qualunque operazione nostalgica, volevo evitare che la gente canticchiasse le canzoni in sala dicendo oh questa me la ricordo, perché non era quello che io volevo fare un lavoro sul passato, appunto legato al discorso di Maria Antonietta, cioè un lavoro sul passato che fosse una riflessione nuova, no? Stessa cosa con Nico, io non ho usato le musiche di Nico perché insomma, a parte sarebbe stato orribile far muovere la bocca all'attrice e far uscire fuori la voce di Nico, ma poi perché non aveva senso, le dovevo rifare, era la mia Nico, che era diversissima dalla Nico vera anche fisicamente, e ci ho tenuto particolarmente, a parte che ho messo due canzoni che Nico non ha mai cantato, ma poi ci ho tenuto particolarmente, cioè a un certo punto da una macchina esce fuori Big in Japan, che è una canzone degli anni 80, e alla fine sui titoli di coda Trine, l'attrice, la ricanta però in versione gotica. Per me quel testo lì, quella canzone lì è una delle cose più importanti del film, perché per me quello è il film, cioè la reinterpretazione degli anni 80 in chiave Nico, cioè è tutto il senso di quella cover che Nico non ha mai fatto, anche proprio perché non l'aveva mai fatto, per me racchiudeva il senso del film. Grazie. Sì. Lascio Stefano presentare Salvatore Iaconizzi. Vediamo come riusciamo a legare questa questione del montaggio tra questi, perché anche loro che sono interaction designer, hacker, performer, non ho delle difficoltà a definire. Cuciniamo anche molto bene. Che attraverso AUSA, Artist Open Source, Human Ecosystems, relazioni, portano avanti una serie infinita di progetti legati alla realtà aumentata, tecnologie ubique, la generazione, raccolta, riuso di dati. Ma la cosa sorprendente per me, che ho avuto anche esperienza appunto di lavoro per quanto riguarda l'ambito digitale, è che hanno un approccio profondamente umanistico
che si vede in tutte le fasi di progettazione dei loro lavori, per cui si pongono tutta una serie di domande che sono, ad esempio, quali sono gli effetti estetici, nel senso proprio dell'aesthesis, quali sono gli effetti cognitivi, psicologici di queste operazioni che noi stiamo attuando, che sono poi operazioni appunto di montaggio. La stessa creazione di dati è un'operazione di montaggio, proprio perché i dati non sono neutrali, sono su questo c'è una forte discussione in corso, e loro capiscono anche l'importanza di discutere di questo per una questione più generale, che appunto politica e biopolitica di chi controlla i dati e le immagini. E questo si è visto in il progetto, che poi è uno dei progetti appunto dell'ebook, è quello della cura, che è nato in un momento difficilissimo, cioè quando Salvatore ha scoperto di avere un tumore al cervello e ha deciso di hackerare questi dati che era riuscito con fatica a ottenere dall'ospedale, hackerarli nel senso di renderli un hacking tecnico per renderli disponibili e riutilizzabili in formati comuni, tipo JPEG, tutte le immagini della sua radiografia, tutti i suoi dati clinici, e proponendo quindi di prendersene cura, di creare qualcosa, di sottoporli a un atto di montaggio per creare una poesia, un video, però anche per dare suggerimenti e consigli legati alla cura. Quindi c'è sì quella parte lì del aiutatemi anche a trovare delle soluzioni per una guarigione fisica, però dall'altra la parte secondo me più forte e interessante è quella legata appunto a, qui avete dei dati clinici, è una grande sfida per la vostra immaginazione cercare di immaginare qualcosa che non è usarmi come un paziente algoritmico, come si è definito poi lui nel libro scritto con Oriana, in cui loro ripercorrono questi processi di elaborazione continua che ancora oggi prosegue, riaffidandolo lì al linguaggio, quindi da un discorso dedicato alle immagini, dati, poi riportandolo qui al linguaggio, cercare di capire che cosa è stata questa esperienza e cosa continua ad essere. E insomma la sfida è fateci qualcosa che non sia quell'uso biopolitico, immunitario, di preservazione, ottimizzazione, fate qualcosa di diverso con questi dati, insomma una sfida per l'immaginazione stessa non da poco, insomma, e che ha prodotto poi vari risultati. Non so cosa ci volete dire. Inizio brevemente io, poi continui tu. Dai. Io inizierò da un piccolo aneddoto, no? Perché negli strani casi della vita mi sono trovato in una task force del governo, questo per l'intelligenza artificiale, no? Io faccio l'artista, il designer, cucino e un sacco di altre cose, no? Oggi abbiamo fatto una pizza meravigliosa. E quindi che ci fa un... Io diciamo di formazione sono ingegnere robotico, no? Però diciamo appena ho iniziato a fare il mio PhD a Osaka in Giappone ho diciamo avuto una crisi esistenziale, no? Perché ho scoperto che tutto quello che progettavo serviva a ammazzare qualcuno, no? E quindi ho immediatamente smesso il mio PhD, sono scappato da mia sorella in Inghilterra e poi mi sono riscritto all'università facendo filosofia delle scienze, no? Quindi pensare insomma che minestrone può uscire fuori, no? Io adoro il minestrone. Quindi che ci fa un ingegnere robotico rinnegato e mezzo filosofo delle scienze in una task force per l'intelligenza artificiale del governo? La risposta è molto semplice, perché è rompere i coglioni, no? Perché una task force del governo, diciamo, è una cosa in cui si produce white paper, un libro bianco, una serie di raccomandazioni, diciamo, su come il governo consiglia alle pubbliche amministrazioni di usare l'intelligenza artificiale, no? Non prendendo minimamente in considerazione che qualcosa che entra nel mondo come l'intelligenza artificiale, diciamo, pone una questione gigantesca, che è una, diciamo, una trasformazione, una mutazione, una metamorfosi esistenziale.
no? E quindi diciamo bisogna affrontare insomma questioni del genere non solo con i meccanismi dell'efficienza, dell'ingegneria, ma anche e soprattutto della psicologia, come cambia la percezione del mondo. Nemmeno solo la legge, basta. Assolutamente, non basta solo la legge, non bastano solo i regolamenti, non bastano solo le norme, no? Bisogna affrontarle in modo psicologico, in modo artistico, in modo poetico, in modo, diciamo, in tutti i modi di cui ci possiamo circondare in modo sociologico, antropologico, eccetera, eccetera, estetico, no? Assolutamente, visto che ci troviamo qui, di cui ci possiamo dotare per affrontare questo, diciamo, questo cambio esistenziale, no? Quindi, potentissimo esistenziale. Perché dico questa cosa? Perché quindi il mio lavoro in questa task force attualmente è promuovere, pensate, una sfida, quindi un libro bianco che si organizza attorno a delle sfide, no? Ne mancava una, che era quella dell'essere umano, quindi pensate come che cosa incredibile, quindi no, se erano scordati tutti, c'era la sfida delle pubbliche amministrazioni, la sfida dei dati, la sfida, non c'era una sfida dell'essere umano, no? Ok? Perché dico questa cosa? Perché noi di mestiere per vocazione ci occupiamo proprio di questo, della mutazione dell'essere umano quando entrano in ballo le tecnologie ubique ormai, no? Quindi le tecnologie ubique e le tecnologie dell'ubiquità, no? Perché diciamo il nostro corpo è cambiato, la nostra mente è cambiata, i nostri sensi si sono estesi e amputati, no? Per dirla come McLuhan, no? E quindi cosa succede? Succede che noi mutiamo su tantissimi piani differenti, no? Per esempio ci esprimiamo in modi differenti, no? Ci esprimiamo sui social network, ci esprimiamo per immagini, ci esprimiamo con il testo, ci esprimiamo col testo che diventa un'immagine, no? Per esempio McLuhan, per rimanere lì, McLuhan avrebbe detto che adesso non si può dire più propriamente che scriviamo, no? Scriviamo per... iniziamo di nuovo a scrivere per immagini, no? Gli emoti con le, esatto, soprattutto i più giovani, no? Quindi diciamo, ecco, che cosa sta cambiando? Sta cambiando tutto, sta cambiando la nostra mente, sta cambiando il nostro modello di attenzione, sta cambiando tutto, no? Diciamo di noi. E oltretutto sta cambiando in modo molto particolare, no? Sta cambiando in modo molto particolare perché per esempio questi fenomeni del controllo algoritmico ci fanno cambiare in modo molto particolare. Per esempio noi abbiamo fatto un'opera d'arte che si chiama Ghostwriter, che è una autobiografia automatica. Come fa ad essere automatico un'autobiografia, no? In realtà è interessante perché noi non solo ci esprimiamo, ma veniamo espressi, no? Ok? Perché quando l'algoritmo di Facebook piuttosto che di Google inizia a leggere quello che io metto sulla mia timeline, no? Quindi sulla mia striscia di notizie, di aggiornamenti, e decide cosa Oriana deve vedere, cosa Stefano deve vedere, cosa tu devi vedere, cosa tu devi vedere, che non è, diciamo, in realtà, diciamo, l'algoritmo sta anche scegliendo la mia autobiografia, sta componendo, sta montando la mia autobiografia. Sta partecipando. Ok? La sta montando a tutti gli effetti, no? Perché diciamo, ecco, quello che tu vedi di me è diverso da quello che vede lui di me, no? Quindi lui è anche, diciamo, montato anche con altre cose al contorno, no? Quindi diciamo c'è il fenomeno, non so se conoscete il fenomeno della filter bubble, chi conosce il fenomeno della filter bubble? Qualcuno. È quel fenomeno secondo cui, per esempio, ecco, se io faccio delle ricerche online, no? Google è, diciamo, nel mare di informazioni, no? Che posso trovare su internet, no? Per esempio, diventa difficilissimo trovare le cose su internet, no? Quindi che cosa succede? Succede che un meccanismo come un motore di ricerca tenta per aiutarmi, diciamo in teoria, diciamo, quando faccio una ricerca, di darmi le cose che pensa lui che mi interessino di più. Quindi ti osserva, ti guarda, esatto. Cerca di capire come fai e ti aiuta. Assolutamente, quindi raccoglie quanti più dati possibili di me, diciamo, è in suo potere raccogliere, per capire che mi piace a me, no? E quindi, diciamo, di conseguenza quando io cerco una cosa,
ho un risultato, diciamo, diverso da se Oriana cerca la stessa cosa, no? Quindi, e il risultato è, diciamo, abbastanza anche spaventoso, no? Perché, diciamo, da un certo punto di vista è anche molto utile, perché ci sono tantissime cose su internet, quindi questa cosa da un certo punto di vista ci può aiutare a trovare le cose che sono più rilevanti per noi, no? Però dall'altro punto di vista, diciamo, è proprio una bolla, perché ci richiude in cose che somigliano a noi, no? Ok? Quindi progressivamente ci elimina, diciamo, la diversità, no? Ce la toglie proprio di mezzo, no? Quindi, e questo, diciamo, ha delle conseguenze inimmaginabili, no? Inimmaginabili, perché per esempio l'ultima campagna di Trump, l'ultima campagna elettorale di Trump, sono circolati circa, insomma, solo per Trump, 162.000 messaggi elettorali differenti, no? Quindi vuol dire che cosa vuol dire questa cosa? Che Trump ha generato 162.000 messaggi. Vuol dire che se io sono vegetariano, Trump mi ha detto salviamo l'agnello, se lei era carnivora ha detto ah com'è buona la bistecca, e visto che ognuno di noi è chiuso nella propria filter bubble non ci siamo accorti della differenza. Ok, quindi pensate, diciamo, a che livello si spinge nell'era delle culture digitali questa possibilità di rimontare il reale, no? Quindi, tanto non che... mangiate mai le stesse cose, cazzo. Assolutamente, è un disastro, no? Oppure dobbiamo fare del fake, il Seitan, no? Ci sono tante soluzioni. Ok, quindi, diciamo, pensate a quanto si spinge in là. E quindi questa cosa dà completamente forma alla nostra società, no? Noi l'abbiamo affrontata da un punto di vista molto particolare, che è quello della malattia. In un caso, no? Per dire, in un caso, se guardate su altri open source vedrete, insomma, tanti altri casi. Però nel caso della cura l'abbiamo affrontato da un punto di vista molto particolare, che è quello della malattia. Perché? Che cosa succede quando tu ti ammali di cancro? Succede una cosa molto semplice in realtà. Succede che tu vieni, tu scompari, tu come essere umano scompari e viene rimpiazzato da uno strano essere, da una strana entità, che è il paziente, no? Quindi Salvatore Iaconesi scompare, a Salvatore Iaconesi piace suonare il basso, piace mangiare la mozzarella di bufala, piace un sacco di altre cose, no? Scusate, parlo sempre di cibo, vuol dire che può essere con fame, non lo so, provate a portare un panino. Quindi a Salvatore Iaconesi scompare, no? E viene rimpiazzato da una entità amministrativa burocratica che è il paziente, no? Il paziente, che non è fatto di ciccia come me, no? Ok? È fatto di dati, no? È fatto di analisi cliniche, è fatto di risonanze magnetiche, è fatto di un sacco di cose, tranne che la materia di Salvatore Iaconesi, ok? E il paziente mi assomiglia un po', no? Quindi se mi sovrapponi la mia immagine della risonanza magnetica, insomma, c'è l'orecchio come me, insomma, diciamo, mi assomiglia un po' il paziente, no? Però non è propriamente me, no? E questa cosa avviene, diciamo, in maniera completa, quindi avviene in completa, per esempio vi faccio un esempio, quando io un giorno, diciamo, che stavo già in ospedale, ho parlato con un mio carissimo amico con cui facciamo i punk, diciamo, un po' di tempo addietro, no? Gli ho detto, lo sai, avrei proprio voglia di suonare il basso, immaginate la situazione, io sono in ospedale, no? Quindi sto parlando con questo mio amico, lo sai, avrei proprio voglia di suonare il basso, perché non me lo portate? Questo mio amico, ma tu mi stai a parlare del basso, che dicono le radiografie, che dice il dottore, che dice? Quindi Salvatore Iaconesi è proprio scomparso, rimpiazzato dal mitico paziente 519632, no? E questa cosa era molto visibile, proprio nelle immagini, perché un giorno, mentre in ospedale, chiedo a un'infermiera le immagini del mio cancro, no? Perché lo volevo guardare, no? Lo volevo guardare, volevo vedere questa cosa che mi cresceva in testa, no? Ci volevo proprio stringere un rapporto, no? Volevo vedere questa cosa che c'avevo in testa, ok? E quindi questa infermiera ha detto sì, mo te le porto. Passa il turno, non me la portano, chiedo all'infermiere, mi dà l'immagine del mio cancro,
Certo, sì, sì, sì. Quindi, diciamo, la faccio breve, nessuno mi portava le immagini di sto cacro, no? E quindi mi sono chiesto perché, quindi sono andato dal dottore, dal capo, no? Così, e gli ho chiesto perché non mi davano le immagini del mio cancro. Si sovrappongono tanti motivi, no? Per esempio dai motivi di privacy, no? Quindi non so se sapete, diciamo, lo status, delle immagini, cioè dei tuoi dati medici, no? Mentre sei in ospedale, la tua cartella clinica non è tua, ok? Mentre sei in ospedale. Questo proprio legalmente. Okay. La tua cartella di clinica, diciamo, è, diciamo, dell'ospedale, no? E tu quando esci dall'ospedale puoi chiederla, no? Diciamo, pagando degli euro, eccetera, eccetera, no? Quindi, diciamo, mentre sei in ospedale, la tua cartella di clinica non è tua, ok? Quindi puoi chiedere le informazioni, puoi chiedere un sacco di cose, però diciamo non è tua. Quindi tra le varie cose non si capiva quali moduli per la privacy dovessi firmare per ottenere la fotografia, la radiografia, delle immagini mediche del mio capoccione, no? Poi c'erano problemi, diciamo, amministrativi e finanziari, quindi non si sapeva quanto dovessero farmi pagare per ottenere una stampa, diciamo, della mia radiografia da dentro l'ospedale. Poi c'erano problemi legali. Che succede se io gli sto dando la radiografia del suo cancro e poi non è un cancro, magari una cisti, e questo mi denuncia, no? Quindi immaginate quanti, diciamo, livelli di problemi si, no, possono sovrapporre. E, diciamo, il problema in realtà era uno solo, il fatto che questa immagine non era mia, era del paziente, no? Che è una cosa scollegata da me, no? Quindi ho capito che l'unico modo che avevo per ottenere questa immagine era di uscire dall'ospedale, no? E chiederla da fuori, quindi dimettermi da paziente, quindi smettere di essere paziente, no? E quindi chiedere questa immagine. Quindi è quello che ho fatto, mi sono dimesso dall'ospedale, sono uscito, Oriana è andata a chiedere l'immagine, CD con le immagini all'ospedale, tre giorni dopo arrivano queste immagini, le inseriamo tutti felici, noi che finalmente avevo le mie immagini, no? Cioè, così infilo questo CD nel computer e ho una amarissima sorpresa, perché il paziente mi aveva seguito a casa, perché queste immagini erano in formato che si chiama DICOM. Chi di voi conosce il formato DICOM? Silenzio di tomba. Pure noi lo conosciamo. Neanche noi lo conosciamo. Il formato DICOM è un formato per macchine, è un formato per apparecchiature, diciamo, mediche, no? È il formato che usano le apparecchiature mediche, quindi radiologi, dottori, no? Per scambiarsi i file, no? Quindi questa immagine ed è anche aperto, assolutamente, anche un formato aperto, ma questo non vuol dire niente, è aperto ma non è per esseri umani, è per macchine, è per macchinari, quindi di nuovo l'immagine, diciamo, non era per me, non era per l'essere umano Salvatore Iaconesi, no? Era un'immagine per paziente numero 71150, quindi questa entità amministrativa burocratica che deve essere amministrata, quindi amministrata, gestita, no? E quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo arrabbiati e abbiamo capito che questa situazione era paradossale, no? Anche perché, diciamo, c'è una grande proprio menzogna in tutto questo, no? E la menzogna, diciamo, è che, diciamo, la malattia sia una cosa, diciamo, che si svolge tra paziente e medico, no? Oppure al massimo anche includere un pochino adesso, e per fortuna anche i parenti, no? La famiglia del malato, no? Questa è una grande menzogna, ovviamente, perché quando io mi ammalo, si ammala anche Oriana, no? Perché le cambia la vita, si ammalano i miei studenti perché non mi posso andare a fare lezione, si ammalano la mia famiglia perché mi cambia radicalmente la vita, si ammala il mio fruttivendolo perché non gli vado a fare più la spesa, ci ammaliamo tutti noi, no? Perché, diciamo, paghiamo le tasse, per fortuna, perché io posso usufruire del Servizio Sanitario Nazionale, no? Quando vado in giro a raccontare, per esempio negli Stati Uniti, che io mi sono fatto una operazione in un centro di ricerca meraviglioso pagando 15 euro di ticket, le persone negli Stati Uniti cascano dalla sedia, no? Quindi, diciamo, meno male che è così. Quindi di
malattie diverse, però diciamo ci ammaliamo tutti, quindi la malattia è di tutti, no? Quindi tutti ci ammaliamo quando io mi ammalo di cancro, no? Quindi questa, e diciamo in realtà la, diciamo, la medicina, l'ospedale, diciamo, fa pochissimo in questa direzione, no? Perché diciamo, ecco, per fortuna, in modo sempre più inclusivo, però diciamo la medicina lavora, diciamo, in termini di separazione, no? Quindi separazione addirittura del corpo, il medico del polmone che non parla col medico della gamba, che non parla col medico del cervello, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto sono in questi termini di separazione. L'ospedale, diciamo, ecco, è un posto della separazione, c'è chi dentro e chi fuori, ci sono gli orari, ci sono le barriere, ci sono, quindi tutto in modo di... Quindi, che cosa è successo? È successo che abbiamo deciso di reinventare, diciamo, che cosa vuol dire la malattia, e diciamo, abbiamo attivato proprio una azione di apertura che consisteva nel tradurre, no, le immagini del paziente in immagini per le persone, per gli esseri umani, quindi in JPEG, in GIF, in PNG, in DOC, in PDF, eccetera, eccetera. L'abbiamo messa a disposizione delle persone e abbiamo fatto una chiamata aperta. Abbiamo fatto una chiamata aperta in cui chiedevamo alle persone di partecipare alla cura, no? E lì si è aperto il vaso di Pandora, no? Perché evidentemente da quello che è successo, ed è successo che centinaia di migliaia di persone hanno risposto, diciamo, le persone hanno compreso perfettamente di che cosa si parlava, perché ci sono stati tutti i tipi di risposte, no? Ci sono state persone che usavano queste immagini per trasformarle in opere d'arte, in sculture tridimensionali, in proiezioni architettoniche, no? Eccetera, eccetera, persone che le usavano per questa occasione per raccontare la loro storia, persone che l'hanno utilizzata per fare appelli in Parlamento, persone che mi hanno invitato in Argentina, perché mi dicono, esatto, no? Così, persone che prendevano appuntamenti, e oltretutto, diciamo, questa azione, no? Questa azione di ripensamento completo, diciamo, quindi proprio di rinquadratura, no? Quindi di rimontaggio, sì, assolutamente, sto finendo, quindi di rimontaggio di cosa è la malattia. Ha avuto, diciamo, ve ne racconto soltanto una perché è incredibile. Noi a Monteverde abitiamo vicino a un mercato, no? Il mercato di Piazza Don Giovanni di Dio, non so se lo conoscete, è un mercato bellissimo, fatto di baracche, però è un mercato eccezionale. E le persone del mercato di Monteverde hanno saputo, quindi quelli che vendono la frutta e verdura, insomma, tutti i giorni là, hanno saputo, diciamo, dal giornale, che io avevo il cancro, che lì ci conosciamo tutti, no? Quindi che è successo? È successo che c'è stata una riunione, no? Al mercato. Ah, oh, gli agonesi, c'è il cancro, che famo? Fantastico! Quindi il mercato si è trasformato in un laboratorio a cielo aperto, quindi tutti, come hanno potuto, cercando su internet, chiamando i dottori, hanno capito, hanno iniziato a dire, ok, ho scoperto che i broccoli fanno bene al cancro, sì, e pure il crescione fa bene al cancro, è fantastico, quindi... Devi mangiare questo. Addirittura ci sono due tizi che hanno iniziato a produrre biologico perché, capito, sapevano, ah, queste cose qua fanno... capito, assolutamente, quindi hanno cambiato modo di produrre, quindi, assolutamente impensabile, quindi sono trasformati in un laboratorio a cielo aperto, tra l'altro stabilendo dei bellissimi ponti tra ricerca, perché hanno chiamato i ricercatori, hanno chiamato i medici, oh, io con mio cugino fa ricercatore oncologico, chiamalo su, capito? Cioè, incredibile, quindi stabilendo una serie di connessioni incredibili tra vita quotidiana di tutti i giorni, arti, scienze, tecnologie. Ci sono persone che hanno iniziato a tirare su servizi, ci sono delle start-up che sono avviate per capire come si possono gestire questi processi in modo... Quindi immaginate, diciamo, che cosa potrebbe essere... Questo succedeva a livello planetario. Chiudo dicendo che questa cosa, diciamo, ovviamente non ha una fine, no? Quindi sta ancora andando avanti. Per esempio, se vi capita di andare sul sito della cura, vedrete che
diciamo, questa cosa continua. Per esempio, ve ne introduco una e poi diciamo smetto, perché poi magari è meglio se ci parliamo invece di io che dico delle cose. Una cosa che è molto importante, per esempio, è che sta succedendo è che questa performance sta prendendo diverse vie che vedono le arti, le tecnologie e le scienze collaborare in modo sincretico. Per esempio, adesso c'è un'azione che stiamo facendo con Neuromed, presento il Neuromed dell'istituto presso cui mi sono operato, sono entrato al pronto soccorso e sto uscendo dall'ufficio direzionale, perché stiamo creando quest'opera d'arte che si chiama Bodyquake, che parla di epilessia, e in cui diciamo questo percorso, questo tipo di percorso, però diciamo in forma più direttamente performativa, quindi su un diciamo in un contesto performativo, si sta avvenendo per un tema di epilessia in cui una performer indossa tramite insomma degli algoritmi di projection mapping e di sul corpo, no? E di visualizzazione delle informazioni, pensate all'enormità di dati che riguardano l'epilessia, indossa i dati dell'epilessia e quindi stabilendo sia un utile meccanismo di visualizzazione dei dati che è utile ai ricercatori, sia una performance con impatto sociale in cui diciamo pensate quanto è difficile stabilire rapporti con le persone affette da epilessia, in cui diciamo si riconduce, ci si riconduce tutti su una stessa piattaforma estetica ed esperienziale per costruire relazioni. Quindi ecco, tutto questo per dire che ecco, questo per esempio è body. Tutto questo per dire che diciamo, queste cose sono importanti e che riguardano proprio in maniera esistenziale una trasformazione radicale che sta avvenendo nei modi in cui pensiamo e che percepiamo il mondo. E poi insomma diciamo ecco, mi fermo qua e vediamo che ne sarà. Due cose velocissime sulla radicalità del montaggio, che c'è anche per esempio nel libro. Ovviamente pure il libro è stata un'operazione anche dura, nel senso che non è detto che lo volevamo fare, ci siamo fermati, bloccati, e quella è stata una operazione di montaggio al passato e anche magari verso il futuro di tutto quello che c'era accaduto. Allora, una prima cosa che emerge dal libro è l'uso del io, tu, noi. Per esempio io e Salvatore, e parlo, non siamo in grado di fare delle distinzioni precise tra io, tu, noi, o tra chi parla, chi ha un cellulare, abbiamo un solo cellulare. Questo per dire che noi siamo abituati a pensarci con il corpo e siamo abituati a concepire l'identità come la cosa più fissa e definita, con un nome e un cognome che ci viene dato. In realtà anche l'identità o l'autobiografia è una forma estrema di montaggio e di remix che facciamo ogni giorno, e questo è molto poco preso in considerazione da qualsiasi forma sociale che abbiamo intorno, che sia la nostra carta d'identità o il modo in cui stabiliamo dei contratti quando andiamo a lavorare. È tutto basato su un'identità fissa che non prende in considerazione il fatto che io stesso sono un'opera di montaggio, il mio sé. E c'è una frase bellissima che abbiamo usato per esempio nella cura, che di Bateson, che dice ci vogliono almeno due per conoscere uno, e senza questo altro, questa cosa fissa che io penso che sono io non la potrei nemmeno conoscere. E questo per esempio è stata una cosa che viene, che per esempio quando si è io, ecco, il corpo ci dà un limite anche doloroso, certe volte chi doveva fare l'operazione, chi aveva il tumore, il corpo di Salvatore, quella era un'esperienza terribilmente dolorosa perché io ne ero fuori. Questo, come dire, è tutta un'operazione di montaggio, però certe volte questo limite, queste separazioni che sono anche le potenzialità, insomma, si sentono, e mi è capitato tante volte nella vita di doverle ricondurre, diciamo, al corpo. Quindi forse anche questo discorso che facciamo oggi, un pensierino, una punta di riflessione su
questo corpo come limite, magari sarebbe bella condividerla. Una sola cosa rispetto alle immagini e anche questo corpo che poi si confronta costantemente con questa esperienza di essere trasformato in immagine, come addirittura queste cose come le radiografie, anche per me quella è un'esperienza molto dolorosa, l'impatto con, e lo dice molto bene, diciamo, il centro forse del saggio di Sigismondo, che chiamerò sempre così, mi piace di più, non ci posso fare, vabbè, posso. È un po' il centro di quello che racconti nel tuo saggio, no? Questo sé che prende le sue gambe e attraverso le immagini. Io, il tumore a me mi si è manifestato, diciamo, con un nome e un cognome, quindi non sotto forma di sintomo, ma sotto forma di malattia, esteticamente, quindi come necessaria percezione attraverso l'immagine, che è al centro di questa, di tutta questa operazione. Io vi racconto solo questo, diciamo, perché questa performance è stata una performance per me necessaria. Quando l'abbiamo fatta era la necessità, non pensate che ci abbiamo pensato molto, Salvatore ha deciso tutto questo nei primi 3, 4, 5 giorni, lì all'ospedale, ma era fondamentalmente la necessità di riscrivere non il codice del cancro, che è un'eventualità, come la morte, insomma, come le cose che abbiamo intorno, ma di riscrivere il codice del paziente, cioè di questa condizione non degna, in cui effettivamente non siamo Oriana o Salvatore, ma siamo questo numero e siamo trattati in quel modo. Quindi l'immagine non è mia, quindi io devo chiedere il permesso al dottore perché prima di uscire, dopo di uscire, c'è questo dentro e questo fuori. Io sono contenta che avete usato questa discriminanza, perché leggevo proprio il saggio, il libro di un nostro caro amico che è un antropologo, è Massimo Canevacci, e nella prefazione di questo libro, che si chiama La linea di polvere, dice espressamente che è una questione politica, non esistenziale, politica, mettiamogli il nome che vogliamo, il dentro e il fuori, cioè chi riprende chi. E qui ci stanno anche gli algoritmi, signori, come vi abbiamo raccontato prima, che apre uno scenario a cui non sappiamo che cosa dire ancora, cioè, davanti a questa cosa. Abbiamo imparato a capire come tante conseguenze della fotografia, della telecamera, ma dello stesso libro, della forma del libro, della scrittura, delle tante burocrazie che abbiamo vissuto, subito o che ci hanno aiutato a fare delle cose, ma i mondi che ci apre l'algoritmo e che ci fa l'autobiografia, addirittura come vi ha detto Salvatore in questa opera, e sono ancora tutti da scoprire e quindi da inventare, proprio in senso inventare è una parola bellissima, perché vuol dire sia scoprire che creare, invenire, no? È una bella parola, no? Sono tutti da scoprire, non ne sappiamo assolutamente niente, ne sappiamo talmente poco che una delle cose che ci diciamo sempre con Salvatore è quello che possiamo fare è performare, navigare le contraddizioni, farle emergere, condividerle, perché più occhi guardano una cosa, più pezzi di questa cosa vedi, tanto più sei sconosciuta, quindi insomma siamo qui. Ed è quello che un po' è successo anche durante la cura, cioè essere nella condizione inedita per cui effettivamente oggi abbiamo degli strumenti per cui tutti possono partecipare al montaggio del sé quanto del proprio ruolo nel processo di cura, ok? Perché era questa la riscrittura del codice, non è solo il paziente, il dottore rispetto a questo oggetto che è la malattia, ma chiunque ha la possibilità di curare, non al posto del dottore. Quindi non che noi volevamo diventare... Mette anche in dubbio chi è...
chi è bisognoso di cura. Ah certo, perché pure il dottore è solo, non vi pensate, cioè loro hanno il burnout, stanno in una condizione di oddio, adesso il chirurgo è quasi un coso onnipotente, un totem, cioè ci manca poco, c'è cioè, il cambio, cioè, è perfetto, cioè arrivi quasi insomma in una condizione quasi religiosa. In realtà lì è ok. Che significa? Com'è fatta una società in cui tutti si possono mettere in gioco e si prendono un pezzo di responsabilità, tutti possono guardare tutti, il dentro e il fuori non sappiamo più esattamente dov'è e stiamo sempre a cavallo di queste due cose. In realtà siamo davanti a forme di scrittura, come ci hanno detto un po' nell'inizio, ho trovato tenero, bello, meraviglioso tutti questi esperimenti che cercate di fare con cose che... come story fai, no? Che sono magari delle cose che tra due anni non vanno più di moda, però insomma dentro ognuno di questi linguaggi ci potrebbero essere modi di scrivere libri e chissà cosa, che magari ecco, la scrittura è durata millenni, questi non sappiamo quanto dureranno, però è bellissimo lo sforzo, diciamo, lo sforzo che fate in questi, nello sperimentare anche questi. La scelta dell'ebook come formato è una scelta. Certo, no, ho capito che ogni cosa che riguarda il linguaggio, come avete scritto, capisco che dietro ci avete proprio un pezzettino, diciamo, di ragionamento. E vi volevo chiudere su questo, ho fatto una lunga digressione perché io non sono capace di sintetizzare, però cerco di ritornare a questo pezzettino che vi volevo raccontare del rapporto con le immagini. Però precede il fatto che in questo grande montaggio, che nella condizione iniziale della performance, cioè il punto zero, siamo all'ospedale, noi, lui non c'era, io men che meno, c'erano solo il paziente e il dottore, e a un certo punto entra il mondo, ok? Quindi queste persone iniziano a fare di tutto proprio con queste immagini che erano il mostro. E io per esempio vi posso dire, e chiudo proprio su questa cosa, che proprio il mio sguardo non si riusciva a fermare fisicamente, io facevo davanti a queste immagini così, 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 non le guardavo, diciamo, dritte, no? E io, per una cosa che ho detto nel libro, ma ci credo tanto, nello sguardo c'è il modo in cui ti poni, quindi c'è lo sottomissione o la possibilità di guardare dritta una cosa, ok? Allora, quando queste cose sono state rimontate, ma anche, attenzione, tradotte e tradite, e quindi tradite, nel senso che non erano più calcolo, erano una poesia, erano un projection mapping, erano anche esperienze proprio emotive diverse per me, e a un certo punto mi sono trovata a poter guardare in faccia, diciamo, a guardare dritta, ancora delle, non pensate che io abbia proprio risolto le mie paure verso questo campo, perché mentirei, non è vero, non ho sempre lo sguardo dritto verso questa cosa che comunque continua, diciamo, a farmi paura, e avrei preferito che non ci fosse, però questo montaggio radicale estremo e questa traduzione di queste persone, che è derivata dalla possibilità di aver aperto, diciamo, questi codici, mi ha consentito di avere un rapporto diverso con questa malattia e con questa cosa che ci stava succedendo, e non sarebbe potuta succedere senza l'ingresso di questi altri, senza aver messo in discussione il dentro e il fuori, diciamo, di questa cosa che era la malattia. Grazie, mi spiace che siamo con i tempi stretti perché parlerei per altre due ore, però io adesso dedico tutta l'ultima parte invece a Pietro Marcello, perché giustamente siamo arrivati così all'ultimo intervento. Allora, anche tu, liberissimo di parlare di quello che vuoi, però come dicevamo prima di sederci, io gli ho detto che ero molto, come dire, affascinato dal modo di usare il montaggio di Pietro Marcello in tanti dei suoi film, La bocca del lupo, l'ha già citato il professor Montani, e forse l'esempio più lampante di questo gioco, anche di più canali, di più... anche direi proprio di linee compositive che si intersecano lavorando con le immagini d'archivio, però anche con la colonna sonora, però con le riprese, con le voci fuori campo, tutto a creare un'immagine, una sintesi unica, e quindi un montaggio che in questo armonizza moltissimo diversi elementi, in questo forse si avvicina ad essere quasi una composizione musicale, io ci tengo perché lo analizzo più da questo punto di vista, ma si possono dire tante altre cose, e non a caso infatti hai anche dedicato forse un film a Pelechan, che
nel montaggio della distanza, nell'importanza dell'intervallo, della discontinuità, però anche dell'unire appunto più elementi e nel far interagire le componenti, farle un po' esplodere nell'intervallo, ha molto di armonico, lui stesso parla di sinfonia quando parla di un film. E ce ne sono, posso fare tanti altri esempi di tutti i tuoi lavori, però io vorrei che tu su questa armonia e discontinuità, a cui abbiamo dedicato anche un'intera area dell'ebook, dicessi qualcosa sul montaggio. Allora, innanzitutto io sono lusingato perché ci avete messo anche il mio nome nella parte polifonica. Certo, per questo. Faccio fatica ad avere un giudizio di quel che faccio, perché sono la persona meno adatta per avere un giudizio di quel che faccio. Perciò ho ascoltato con piacere Fanny, Salvatore, gli altri. Che dire, il montaggio come cura, cioè il montaggio come cura di un film aberrato, il montaggio come ultima risorsa del nostro possibile fare cinema, perché diciamo spesso il sogno di un regista è il superamento del montaggio, un po' come era alle origini, non c'era montaggio, poi è diventato uno strumento e spesso si pensa al montaggio perché il montaggio, ok, c'è il montaggio, forse risolviamo qualcosa al montaggio, però il desiderio di noi tutti è il superamento del montaggio, cioè superare il montaggio, perché il montaggio inevitabilmente ferma il tempo e spesso non si pensa al montaggio come qualcosa di straordinario, ok, un film di montaggio ha senso, esiste il film perché è un film di montaggio, cioè non è al servizio del film, bensì un film che si avvale unicamente del montaggio. Questo chiaramente nella storia del cinema è avvenuto, però mi piacerebbe superare il montaggio, cioè di scavalcare quest'idea del montaggio, no? Perché poi siamo sempre lì che dobbiamo dire ok, dobbiamo tagliare, dobbiamo montare, la quinta, questo, quella. Mi dispiace, ma ho poca voce. Pietro, ti puoi alzare in piedi forse? No, ma non ti voglio obbligare a farlo. È così. Allora mi impegno un po' di più, perché poi c'è il silenzio, poi riparto. Sì, anche con la non so, già mi sono dimenticato, perché sono confuso, ma non meno degli altri, in questo momento storico, mi dice il professor Montagni. Siamo sempre a favore dell'immagine, però... Nel senso, ho imparato a montare anche grazie al sodalizio con Sara Fgaia, perché innanzitutto la montatrice dei miei film è stata sempre Sara. E grazie a lei abbiamo affrontato anche queste grandi avventure, per esempio Belesciani è stato un film importante perché per il montaggio a distanza, e grazie a lui e grazie a quella scuola di cinema ho potuto imparare anche delle tecniche, che sono tecniche anche per migliorare i nostri film. Allora è sempre il montaggio al servizio del film, per risolvere dei problemi del film e non come... potere, perché comunque il potere dell'immagine, spesso lavorando con gli archivi, è il potere dell'immagine, della storia e di quel che vediamo. Noi vediamo lì, c'è una civiltà, probabilmente è gente che non esiste più, no? E con l'uso delle musiche può diventare altro, però è il potere dell'immagine, dove non c'è il montaggio, non esiste il montaggio, ma è la funzione anche di queste immagini. Per esempio ora dovrò affrontare un nuovo film, non si è mai pronti per un nuovo film, e mi piacerebbe immaginare che di superare il montaggio, ma questa cosa non avverrà, è un sogno, Ma nel pensare pronta, questo sì. Film lo pensi senza montaggio? No, nel senso è il desiderio di superare il montaggio, no? Perché pensi sempre che il montaggio è una cosa così bella, però sembra una cosa riduttiva, perché lì per il ritmo, il tempo e di fregare il tempo, fondamentalmente. Il montaggio serve a questo. E il nostro desiderio è il superamento del tempo. Grazie a che cosa? Non so, è come la fotografia. La fotografia nasce per filmare i morti. Noi poi abbiamo inventato il cinema è un'immagine in movimento. Però nella storia la fotografia è un'interpretazione. Però nasce nel limite della staticità, un po' come nella pittura. È tutto. Nel mio caso è... Sono stato sempre molto affascinato dalla storia, specialmente ho avuto la possibilità di lavorare con i repertori e tutt'oggi quando penso a un film e penso al montaggio, penso alla costruzione caleidoscopica di un film, che è grazie al montaggio che puoi realizzare quel film, ma non è, come dire, l'immagine in movimento, ovvero io dietro la macchina da presa del film, no? Lì non voglio fermare il tempo, voglio andare oltre il tempo.
E questo è un po' il... sono combattuto, e questo è un po' il mio dilemma. Poi... È un attimo spunto. Cioè, rendere la condizione ma superarla. Superarla, perché siamo sempre alla ricerca di qualcosa, per quanto il cinema si è trasformato. Susanna ha girato un film, il numero 33, se ne è appropriata la televisione 50 anni fa e poi hanno inventato il cinescoop. Ora il cinescoop è utilizzato dalla televisione e dal satellite e noi ritorniamo a fare film numero 33, questa è la verità, il corso di corso della storia, e noi siamo soggetti alla storia. Cioè, sono d'accordo con il professor Montani di quel che diceva, che noi possiamo usufruire di questo mondo, di queste immagini, però non so in che modo noi siamo, possiamo trasformarci, se veramente siamo ancora, se tutt'oggi siamo ancora legati probabilmente a un'idea di cinema che è grazie alla sua storia, è grazie alla prospettiva, è grazie alla pittura. Per questo in sé il cinema si parla di settima arte, però probabilmente non ha mai raggiunto questa settima arte, no? Perché è al servizio di tutte le arti, no? La storia del muto, il muto è stato inventato il suono, Edison ha avuto una vita breve, il cinema lì, no? E allora siamo sempre lì a cercare, a vedere come, nel come trasformare questa idea di cinema, però boh, alla fine siamo ridotti un po' come i pittori della domenica, perché il cinema è diventato qualcosa che, come lo faccio io perlomeno, è... Beh, mi sembra che ci sia sempre una ricerca. È una ricerca innanzitutto, però come dire, il cinema nasce anche... Sì, c'è consapevolezza. Con l'industria culturale, che poi siamo riusciti a fare il cinema in bianco e nero, siamo riusciti a fare il cinema dell'origine, quello è il cinema che si è avvicinato di più alla settima arte, però poi, non so, anche grazie al montaggio, alla risoluzione dei nostri problemi, grazie al montaggio facciamo dei film, e la parte più adrenalinica di un film anche, no? Però ho sempre goduto a... con Sara, per esempio, quando montavamo gli archivi, che era quella goduria lì, no? Il piacere di trasformare queste immagini al servizio del film. Ma se penso a una sequenza che giro e devo tagliare, è una sofferenza. Allora, non credo abbiamo un grande rispetto del montaggio, probabilmente il montaggio merita di più. Di essere uno strumento del cinema ben preciso. Beh, dipende se è un montaggio che recide o un montaggio che crea, come nel caso dell'immagine. Non è il montaggio al servizio del film, ma il film al servizio del montaggio. E spesso c'è anche chi lo fa, però a me mi intriga parecchio. Tutto questo mi intriga l'idea anche di poter superare il montaggio per determinati film, specialmente quando noi realizziamo questi film e non attingiamo solamente agli archivi. Io ho avuto la possibilità di lavorare con gli archivi, di conoscerli, di studiarli, tuttora penso questo, o perlomeno probabilmente è maturata in me questa idea, di questa visione del montaggio. Magari, non lo so, tu hai accennato anche un tuo progetto adesso. Sì, non so se ne può parlare. Se... Ma no, non è questo, ma non si è mai pronti. Adotterò un metodo rossellinano e aggredirò questo film. No, non si è mai pronti. Abbiamo una sceneggiatura, è bella, siamo contenti di questa sceneggiatura, però in sé la sceneggiatura è un'opera incompleta perché dobbiamo trasporla. Allora può essere anche la sceneggiatura più bella della storia del cinema, però poi ci sono film che sulla carta non valgono nulla, però sono nati dei capolavori. Siamo sempre al servizio dell'imprevisto. Sì, alla ricerca anche. Vabbè, anche l'improvvisazione. Certo. Grazie. Va bene. Direi che possiamo lasciare la parola a loro. L'idea era quella di lasciare la parola al pubblico. Il problema è che abbiamo iniziato con un po' di ritardo, quindi ora non so bene come siamo messi con i tempi, perché voi sapete che subito dopo questa presentazione siete tutti invitati a restare qui in questo spazio per una visita assieme alle curatrici e al grafico, anche di Gatman, della mostra Presenstein, Antropologia del Ritmo.
E... facciamo domande brevi, però. No, però 10 minuti, cioè, così mi sento ancora. No, 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 assolutamente no, 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 ma non che in ritardo ci sono 10 minuti, no, assolutamente. Sarebbe bello lasciare. No, se ci sono, è bene farle. Stringendo. Sì, diciamo, sarebbe un peccato non sfruttare il fatto che siamo tutti qui e non dialogare. Anche perché ci sono stati tanti interventi ed è bello anche poi confrontarsi. Purtroppo però io vi devo salutare, mi dispiace. Deve partire, quindi su questo mi dispiace molto, scusatemi. Vabbè, grazie. Allora, ci sono domande. Anche perché c'è una gran quantità di persone sì. qua. Sì, esattamente, voce, proprio perché ci sono degli interlocutori non da poco. Sicuramente delle cose da dire, per cui vediamo se riusciamo a forzare qualche minuto il rigore con cui c'è stato contingentato il tempo, forse sì, perché no? Sì. E vediamo se le persone che hanno voce in capitolo, che sono numerose in questa... in questa sala hanno delle cose da dire. Perché se non ce l'hanno, allora ci riposiamo un secondo e ci andiamo a vedere se è stato sicuramente denso, ma le cose che sono state tante. Vabbè, io approfitto di nuovo per ringraziarvi comunque per quello che avete detto, per me è stato molto arricchente. Tante cose che avete detto qui oggi non erano. Le ho scoperte oggi. Magari ci sono. Fate dei dibi. Ma io spero di sì, infatti. Non c'è. Cioè, gli autori dell'ebook. Anche sì, esatto, chi ha scritto, anche chi magari vuole dire. Chi si è già inserito in questo orizzonte un anno e mezzo fa, quindi penso che di cosa da dire un po' ne abbia raccolte nel frattempo. Ti posso dire pure una cosa bellissima che dal seminario è uscita questa cosa. Grazie. Dai, cioè, questo è proprio. Bravi. Alma, io sì. Posso dire una cosa? No, Dario, tu non tranquillo. Da autore di uno dei saggi dell'ebook, dico una cosa che non è una domanda, è una considerazione, insomma. Dici anche quale saggio è, autore di che cosa? È il saggio su Berlusconi di Maresco, che è un film di pochi anni fa. E quindi non si sa se quello che ci dirai è dentro o fuori, perché no, abbiamo parlato di un film. Esattamente, cioè la considerazione che non è una domanda che faccio a voi, ovviamente, ma... una considerazione in continuità con le cose che avete detto è che secondo me uno dei temi su cui abbiamo ragionato è anche uno dei temi che interessa la mostra che è allestita qui, che è il montaggio, ci dimostra che non ha più tanto senso discutere sul montaggio in quanto forma narrativa oppure sul montaggio in quanto modalità di costruzione di ricostruzione dell'esperienza, come abbiamo visto ad esempio nell'esperienza di Iaconesi che ci è stata riraccontata oggi, perché le due cose convergono, cioè la dimensione narrativa è una dimensione che va a prendere la realtà e la va a ricostruire, ma non per farne una finzione narrativa, ma perché va a rielaborarla e renderla di nuovo esperibile dagli altri, ivi compresi coloro che l'hanno fatta in prima persona. E quindi era una piccolissima notazione a latere che volevo fare per sottolineare quanto uno dei temi che forse il tema che attraversa questo libro che è stato pubblicato dal Lavoro Culturale è un tema che si gioca dentro e fuori, ma perché dentro e fuori non hanno senso separatamente ma nella loro interconnessione, insomma, questo se c'era bisogno lo volevo sottolineare una volta di più. Insomma, poi tutti i vostri interventi l'hanno fatto capire molto bene, insomma. Ma anche il Lavoro Culturale nasce ora, Massimiliano purtroppo se n'è andato, ma proprio così tra il dentro e il fuori, cioè per esporre qui con un sacco di altri, anche Angelo potrebbe dirlo messo meglio di me. C'eravamo anche dentro e fuori tra il dentro e il fuori, tra anche il mondo teorico e il fatto che effettivamente penso anch'io che sia una bella. Cioè è un bel esito di un seminario ed effettivamente il Lavoro Culturale era un po' il luogo che per sua stessa natura vuole stare un po' appunto dentro e fuori l'Accademia, perché della relazione siamo molti che siamo
effettivamente dentro e fuori l'Accademia, e quindi cerchiamo continuamente di, cioè, di portare quello che poi è un'esperienza chiusa, perché l'Accademia lo è, però fuori, per continuare a dialogare. Volevo aggiungere solo una cosa, perché è molto interessante che noi siamo stati, io ho fatto un'intervista a Natalie Bookchin, che è un'artista che si occupa di archivi e di archivi della rete, e che secondo me è molto importante quest'ultima cosa che dicevi tutti, l'ho detto tu, rispetto al fatto appunto che l'identità, per quanto sia una cosa che diamo così per scontato e ben definita, in realtà si costruisce molto nella comunità, nella condivisione, e questa è una cosa che nella rete, e mi rivolgo alla Bookchin perché di fatto fa quello, cioè monta l'esposizione del sé in rete, viene molto fuori, e quindi diciamo questa dimensione d'archivio che si rinnova, che diciamo, come dire, ci portiamo dietro dalla cinematografia, comunque su cui il cinema in senso più classico interviene, che però il tema dell'archivio è un tema su cui chi lavora con le immagini digitali, chi lavora appunto nella rete, con cui ci si deve confrontare, ma non solo, non semplicemente per ricostruire narrativamente, qua ci ricollega quello che diceva Dario, ma proprio per ricostruire collettivamente un sé che avviene ormai in questa strana forma di condivisione. Quindi mi è sembrato significativo che, oltre, diciamo, alla mappa fatta, però effettivamente molti argomenti ritornassero con pesi e con intonazioni diverse, però appunto tutti in modo corale, come avete detto voi. No, comunque sì. Volevo dire una cosa rispetto che anche nella scrittura di un film adesso è cambiato tutto, proprio per il fatto della comunità, della possibilità di accedere a tutti i materiali. Forse non c'entra niente, però, però è una cosa. Per esempio, io avevo cominciato a scrivere il mio film su Nico nel 2009 ed ero andata alla Biblioteca Nazionale a Parigi per vedere dei film. Avevo un altro mondo, film che quando l'ho ripreso, dopo il secondo film, ho ripreso questo film qua, erano su YouTube, ho rintracciato tutti i testimoni su Facebook, sono andata per prenderli, cioè nel senso che è diventato l'informazione, le possibilità creative sono anche enormi, poi è vero che però la possibilità di accedere a tutti i materiali che vogliamo, di rimontarli, per esempio, l'uso del materiale di repertorio prima era subordinato a qualcuno che ti facesse ricerca. Adesso in realtà è tutto su YouTube. Quindi tu da YouTube risali spesso all'archivio a cui appartiene, e poi il ricercatore entra in un secondo momento perché va lì in quell'archivio a recuperarti quel materiale. Prima trovare anche solo il materiale era una ricerca grossissima, quindi è come se... Non so se è utile in questo discorso, sì, però perché attraverso la ma questo avviene attraverso la digitalizzazione, perché poi se ci pensi, cioè tutt'oggi. Sì, la digitalizzazione. E quindi la scrittura diventa un lavoro completamente diverso, in cui ci sono continui. No, stavo pensando a una cosa che dicevi tu, dice quell'immagine era in quel formato lì. Che non mi ricordo come si chiama, però tu hai detto quindi era solo per il paziente, in realtà era solo per un altro medico. Assolutamente. Cioè questa è la cosa che mi fa paura del discorso. No, di più, era per un'altra macchina. Sono macchine che dialogano. Sono macchine che hanno solo i medici, però. Sì. E il medico normalmente ha a che fare con un paziente, non con una persona. Ora, tuttavia, dall'esperienza che ci ha raccontato Salvatore Iaconesi, viene fuori che è ben vero che noi siamo delle bolle di identità costruite da Google. Era molto bello durante il tuo speech che avevi Google esattamente sul volto, avevi proprio il logo di Google, proprio lui sul tuo, è ben vero. Quindi è ben vero, è visibile che siamo costruiti da questi mostri, però è anche vero che ci forniscono tutti gli strumenti per inventare creativamente le forme dell'opposizione a questo regime, interne al regime stesso. Questo, diciamo, le persone colte, un mio amico mi diceva colte da malore, le persone colte lo chiamano farmacon, cioè in greco farmacon significa una cosa che ti cura ma anche un veleno. E allora il veleno che ci viene propinato è anche la condizione della terapia, e il problema della cura è uscito in 10 modi diversi in tutte le cose che avete detto, registi,
o blogger e altro nell'indefinibile identità di Salvatore Iaconesi, e io penso e insisto su questo punto che si tratti di una cosa di primaria importanza. Parto tra una settimana per andare a partecipare a una cosa che si chiama Forum della mancata indipendenza, vale a dire il forum delle persone variamente identificabile dal fatto di non essere autonome, e in questo forum c'è, come molti di voi sanno perché si tratta di uno dei nostri interlocutori presenti nell'ebook che abbiamo fatto in precedenza, c'è anche l'esperienza di Memofilm che si fa alla Cineteca di Bologna e in vari ospedali psichiatrici di Bologna con Eugenio Melloni, i quali sono arrivati alla conclusione che somministrando a dei pazienti di Alzheimer dei brevi frammenti montati, e lì il montaggio davvero, Pietro, assume una identità completamente diversa e non riportabile a nulla che sia artistico, perché si tratta di piccoli film di 10 minuti massimo che vengono costruiti per singole persone affette da Alzheimer. Questi film sono dei film che hanno a che vedere con le loro particolari situazioni, vengono somministrati tutti i giorni e funzionano come una memoria esteriorizzata. Noi non facciamo altro da 50.000 anni a questa parte, cioè da quando Homo sapiens si è imposto sugli altri poveretti che sono stati sterminati da lui perché aveva delle cose che altri non avevano, e da quel periodo non facciamo altro che esternalizzare la nostra memoria, ma una memoria esternalizzata come quella di un memofilm somministrata tutti i giorni ad un paziente anche grave ha l'effetto di far retrocedere i sintomi. Però questo è come le foto di Blade Runner che naturalmente, e se andate a vedere quel bellissimo film che è Blade Runner 2049, non date retta a chi dice che non è un bel film, vedrete che la memoria di Blade Runner 49 è Blade Runner 1986, quella è la memoria. E poi c'è l'evento fortunatissimo che c'è anche Harrison Ford che ricompare, ma insomma la memoria è quella, è lì come tu con Nico e con Jonas Mekas, c'è un uso estremamente prudente, avrebbe potuto mettere le mani su chissà quante, vediamo pochissimo del film precedente, che non è affatto un film precedente, è la memoria di quel film lì. Allora, vedete che si stanno cambiando tutte le carte in tavola e che noi proviamo a star dietro a questo tipo di processi, e credo che proprio un'esperienza come quella di stasera, proprio in ragione della sua grande eterogeneità, sia un tentativo di rispondere a quello che ci sta reclamando. Ecco, più o meno. A me mi viene in mente un'altra cosa, poi dicela Susanna. Però sono sempre pensieri in libertà, però penso a mia figlia, ha 4 anni, ha imparato a usare Siri. No, ti ricordi, te la sto raccontando, che gli chiede le cose, gli dice immagini sirene. E il mio telefonino gli fa vedere le immagini delle sirene, no? E lei un giorno, lei ha un cavallo che si chiama Cavallo Ba, ovviamente solo il suo cavallo si chiama Cavallo Ba, però lei a Siri gli ha chiesto immagini Cavallo Ba. E non è rimasta contenta. No, però l'idea di, adesso, cioè quest'idea di questa specie di qual è la realtà, no? O qual è, che cosa sta in questo oggetto internet, no? Che cosa c'è? C'è tutto il suo mondo? Questa è una cosa complicatissima. C'è un articolo bellissimo di James Bridle su Medium, cercate James Bridle, c'è un canale su Medium, è un articolo bellissimo, sul mercato dei video per bambini. È una cosa, diciamo, abbastanza inquietante, perché fondamentalmente, per sapere che se tu hai tante visualizzazioni su YouTube fai dei soldi, no? Puoi fare dei soldi, no? E quindi che cosa succede? Ci sono delle aziende, delle agenzie anche molto piccole che studiano cosa cercano i bambini su YouTube, perché diciamo, ecco, la condizione sempre più frequente è che prima si lasciavano davanti alla televisione, adesso si lasciano davanti YouTube. No, anche cerchi il passeggino con l'iPad. Assolutamente, c'è il passeggino con l'iPad, eccetera, eccetera, no? Capito così?
e quindi diciamo i bambini cercano cose su YouTube con la voce, con scrivendo. Poi quando sono loro assolutamente video, no? Poi ci sono, una serie poi di ci sono quelli accanto, no? Così tu non sai cosa può arrivare su. Allora, c'è anche un'altra cosa molto particolare, perché diciamo ci sono delle aziende che comprano i dati di quello che cercano i bambini e fanno dei video in maniera generativa, quindi voi trovate dei video, che so, uno dei video che va per la maggiore è diciamo quando quei video in cui si aprono i giocattoli, aprono i pacchi dei giocattoli, quindi sono questi video in cui i bambini stanno da là davanti e vedono delle mani che aprono delle confezioni dei giocattoli. Salvatore, abbiamo sforato tutti i tempi. Assolutamente. Purtroppo. Ragazzi, non sono in grado di farlo. Però era bellissimo.